Ci spostiamo a Cinisi, dove vi presentiamo ancora alcune interviste che abbiamo realizzato durante il corteo dei 10.000 con i ragazzi di Addio Pizza e alcune associazioni che erano presenti. In seguito un altro servizio che riguarda il concerto di Carmen Consoli. A seguire poi domani continueremo, perché abbiamo delle interviste con Lucia Sardo, ma soprattutto vi faremo sentire semplicemente la voce di un'intervista che abbiamo realizzato, è stata presente anche ad alcune manifestazioni in una forma privata e riservata, Pier Aiello, testimone di giustizia. Questo per ricordare a modo nostro anche Peppino Impastato. Ragazzi di Addio Pizzo, pensate che Peppino in passato, se diciamo con la sua ironia, no, sai cosa direbbe sicuramente? Noi non paghiamo il pizzo per non farci cagare il cazzo da nessuno. Appunto, non mettiamo nemmeno Peppino il bip. Lo diceva però. Non mettiamo nemmeno il bip, la vostra presenza qui. Ma è scontata, devo dire, perché Peppino era uno di noi, era un ragazzo che 30 anni fa, all'età di 30 anni, l'età che abbiamo noi oggi presso a poco, ha con tutta la sua forza detto no alla mafia sacrificando la propria vita. Se noi oggi siamo qui è anche grazie a lui, adesso siamo tanti, molti di più, non ci possono far saltare tutti in aria. Quindi ci vuole per dire, ammazzateci tutti, ci vuole un po' di tempo. 16, 17, 18, pizzo free, si continua la battaglia. 16 e 17, dalla mattina, questo è il programma, ci saranno, inizieranno la mattina le manifestazioni con i bambini, ci saranno dei dibattiti con i magistrati, ci saranno tante attività che accompagneranno la giornata, il pomeriggio ci saranno altri dibattiti con diverse autorità e la sera poi grande festa per tutti. Ma io ho letto che c'è pure un certo Pinomaniaci, ma qual è? Ma non lo so, uno che non sapevamo come riempire la cosa praticamente, cioè mi ha chiamato questo qua, ma non lo so neanche io chi è, sinceramente, non io lo so dire. Tu lo conosci? No, ancora non me l'hanno presentato, sono nuova. Non sapevo niente. L'appuntamento quindi adesso è con la battaglia dei ragazzi di Addio Pizzo, che hanno tra le altre cose portato una ventata di novità, hanno risvegliato la Sicilia, e non lo diciamo per piaggeria, ormai Addio Pizzo, per non farci che quella cosa va, la conoscono in tutto il mondo. Spero che sia vero e che la conoscano sempre di più soprattutto. E come sempre non l'hanno pagato Pizzo però. Cosa? I commercianti non lo devono pagare. No, assolutamente. E ci saranno in piazza tutte le testimonianze dei commercianti che non pagano il pizzo. E finché c'è Pino che ci aiuta, noi ce la faremo, riusciremo a raggiungere tutti i cittadini, anche in provincia. Pensate che c'è stato il gemellaggio teleato Addio Pizzo, lo sapevi? Sì, certo. Un poco? Ma sì, abbiamo anche invitato al nostro dibattito di informazione giorno 17 maggio a Piazza Maggiore. Saluta ai telespettatori di teleato, Addio Pizzo, intero popolo. Che non paga la pizza, un popolo senza dignità. Un intero popolo che paga il pizzo, un popolo senza dignità. Un intero popolo che non paga il pizzo, un popolo libero. Andrea Zummo, non è che l'hai guidato tu, l'hai approdata tu, no? No, è stato lo skipper. Questa mattina siamo arrivati a Terrasini intorno alle 11, abbiamo avuto un'ottima accoglienza, c'era il sindaco, c'era Giovanni Impastato, c'era un gruppo musicale che ci ha accolto suonando, l'ultima tappa forforse la più toccante. Parliamo di questa, perché Rodriguez Impunito per esempio? Martinez, scusami. Ma allora, in origine la barca doveva chiamarsi soltanto Impunito, perché piaceva questo termine, questo concetto. Poi Martinez era uno di coloro che parteciparono alla costruzione della barca, purtroppo morì prima di vederla ultimata e quindi si scelse di dedicarla anche a lui. Sarete ancora qui qualche giorno e poi è un'unica tirata, un'unica veleggiata di nuovo per Sanremo. Un'unica tappa fino a Sanremo, circa 4 giorni di navigazione, ma insomma ormai il grosso è fatto, l'importante è essere qua così numerosi, con una bella delegazione anche da Torino che ci ha raggiunto e quindi ci siamo ricongiunti in una cinquantina. Anche il sito Fascia e Martello presente qui a questa manifestazione per ricordare il trentennale della tragica uccisione di Peppino Impastato. Stiamo ripercorrendo quello che è stata la strada della notte tra l'8 e il 9 maggio, appunto, dove Peppino è stato sequestrato e poi
ucciso e fatto saltare in aria. Diversi collegamenti con le varie... si comincia a fare rete, questo è importante. Si comincia a fare rete, si comincia a fare network. Speriamo che diventi un network propositivo e non un network temporaneo e poco collaborativo, come in genere si fa in queste occasioni. Quindi non sia un fatto eccezionale per il 8, 9, 10 e 11 maggio, ma che continui. E, si parla ovviamente anche di informazione e oggi l'informazione a distanza di 30 anni qualcuno dice che è ancora malata. Sicuramente una parte dell'informazione è ancora malata, non riesce a dare quello che dovrebbe perché è filtrata comunque anche dalle interferenze della politica che non le permette di essere totalmente libera. Secondo te, dico, dopo il messaggio che ho appena passato, è un messaggio di 30 anni fa, a distanza di 30 anni avere oggi giornali, media, televisione e quant'altro, diciamo, che non riescono più a fare quelle inchieste che si dovrebbe fare, secondo te cosa succede in questa informazione? Manca la TV di informazione, ma soprattutto di inchiesta, perché c'è paura di essere inquisiti, c'è paura di essere querelati. E giustamente i pochi che possiamo permetterci di farlo spesso ci troviamo di fronte a un problema economico e quindi diciamo diventa anche difficile per chi lo fa gestire una situazione del genere. Purtroppo io purtroppo un po' per fortuna ci sono gli avvocati e quindi li facciamo campare, va. Ma c'è Mattella avuto della guerra? No, no, per il momento noi speriamo di non averne, perché sinceramente non ce la possiamo permettere. Sicuramente limitanti, sicuramente il problema più grosso di chi fa informazione sono i mezzi economici, il sostegno economico. Oggi si parla di rete, soprattutto di rete dove la rete diventa più libera, si può dire tutto quello che si vuole, si può scrivere tutto quello che si vuole, mentre diciamo l'informazione, giornali o televisioni devono avere un direttore di testata, eccetera, eccetera, in rete si può dire quello che si vuole e non rischiare nemmeno la querela, per forza, perché ancora non è presa di mira. No, non è così in realtà, perché chi in realtà scrive sulla rete le querele le può prendere benissimo, bisogna stare molto attenti. Il bello di scrivere in rete è che c'è una diffusione capillare, quindi noi arriviamo a tutti e una volta che una notizia viene messa sul web può anche fare il giro del mondo e non può essere filtrata da nessuno, ormai c'è e rimane. Teleato, un piccolo emittente che viene ricevuta da 22 comuni, Fascio e Martello che invece in onda il mondo. In onda il mondo, ci stiamo ovviamente allargando, noi con i nostri piccoli mezzi appunto ci proviamo, ci siamo sempre e speriamo di continuare ad esserci. Quale messaggio daresti oggi ai giovani proprio per ricordare Peppino in passato? Purtroppo la situazione non è molto cambiata rispetto a 30 anni fa e quindi ai giovani dico di cominciare ad ascoltare, non devono fare nulla, ascoltare i messaggi che ci vengono dalle grandi persone del passato e dalle poche attuali che fanno veramente una lotta alla mafia, una lotta allo Stato marcio. Visto che abbiamo una destra e una sinistra, una sinistra e una destra, il tuo messaggio invece ai giovani è differente oppure? Io vorrei dire invece che questo appuntamento di oggi deve essere l'inizio di un nuovo percorso per tutti noi, percorso che non deve fermarsi oggi a cinisi, ma che deve andare avanti seguendo un percorso di sviluppo e legalità che dobbiamo perseguire tutti assieme, facendo rete. Allora, come avete capito, ormai in Italia non c'è né più destra e manco sinistra, non c'è niente.